Ci sono gli allenatori e gli istruttori mini basket che presa carta e penna studiano sugli spalti. In campo ci sono i giovani arbitri seguiti dai loro istruttori e naturalmente i ragazzi del progetto Azzurri seguiti dai tecnici FIP in un mix di esperti ed esordienti con la selezione regionale. Tutto questo è il centro tecnico federale ripartito anche in Puglia al Pallabalestrazzi di Bari. Per quattro annate di ragazzi, quest'anno dal 97 al 2000, c'è l'opportunità di allenarsi seguendo metodologie e piani di allenamento predisposti appunto dal settore squadre nazionali. Saranno 12 appuntamenti nel corso dell'anno, 3 entro la fine del 2014, compreso quello di oggi, e gli altri nel 2015, per tenere sotto controllo queste annate e magari segnalare qualche ragazzo di interesse nazionale. La formazione sul campo si fa corale in un cammino continuo perché le occasioni per imparare non sono mai abbastanza. Cercheremo innanzitutto, dal punto di vista progettuale, un maggior coinvolgimento degli allenatori e degli istruttori mini basket. Infatti quest'anno quei settori hanno deciso di mandare direttamente un invito a tutti i tesserati proprio per coinvolgere tutti quanti, perché il progetto di formazione può riguardare tutti quanti, perché alla fine noi siamo una figura sempre in formazione. Per quanto riguarda le novità tecniche, adesso lavoreremo sulle situazioni del riconoscimento degli spazi certi e degli spazi incerti in mezzo al campo, spazi incerti con i più grandi. E poi da gennaio a marzo avremo anche l'introduzione di un terzo allenamento mensile che sarà diviso per ruoli, e quindi vedremo i ragazzi di annate diverse, però dello stesso ruolo, svolgere dei lavori che potremmo chiamare individuali. Non solo giocatori e allenatori, ma anche gli arbitri, in particolare i più giovani. Per loro la seduta mensile del Centro Tecnico Federale è un'occasione utile per migliorarsi e crescere. L'obiettivo principale è amalgamare la classe arbitrale con gli atleti, con i giovani atleti, dimostrare che anche gli arbitri in fondo sono degli atleti che hanno bisogno anche loro di allenarsi, e creare un'unità di intenti, cioè collaborare, creare collaborazioni, studi di collaborazione prima di tutto. Andremo avanti con il lavoro anche con la scuola arbitrale a livello regionale, che vedrà impegnati i giovani arbitri in questa scuola, dove l'obiettivo principale è far crescere i ragazzi affinché possano acquisire i fondamentali più rapidamente possibile.